Oggi proviamo un'altra stampante, la Anette A3, che mi è stata inviata da Gearbest. Se siete interessati, in descrizione trovate il link e un coupon. Bene, iniziamo e vediamo com'è andata. La stampante è un bel cubo rigido composto da questi pannelli che sono dei wafer fatti da due fogli d'alluminio e in mezzo un pannello di resina. Vedete? Ed effettivamente sono rigidi. La meccanica è una classica cartesiana con letto fisso. Le parti qua dei carrelli, il supporto del motore, il carrello di X. Anche queste parti qua sono tutte in metallo. Fatte bene. Una piccola nota su questi pannelli è che il lato interno è un po', come si dice, tagliente, quindi vi consiglio con una lima di dargli una limata in maniera che quando mettete le mani non rischiate di graffiarvi. Qui io aggiungerei una vite perché durante il funzionamento vibra un po', vedete? Ma è rumore. Le altre parti sono fissate tutte bene. Manca giusto una vite qua in mezzo. E anche qua dietro. Per Z abbiamo il fine corsa ottico. Il bed è un 160x160, ma la superficie di stampa è 150x150. Il piano si regola tramite queste viti qua da sopra, il che diventa un po' scomodo se volete usare un vetro. La soluzione è abbastanza semplice. Smontate queste barre qua nere e con un trapano allargate leggermente il foro, quindi levate la filettatura e dopo sotto ci mettete la classica rondella a tirare la molla. Come fanno un po' tutte, insomma. Vi viene data questa pipe per raffreddare il pezzo che si incastra qui sopra, però come vedete le misure sono un po' sbagliate. Allora ne ho fatta una con le misure corrette. In descrizione trovate il link.
Il firmware è un ANET 2.0, quindi un firmware proprietario. Però è lasciato aperto, vuol dire che voi potete cambiare molti parametri di configurazioni del firmware, velocità, jerky, motori, step dei motori e tante altre cose. E potete salvare la nuova configurazione. Quindi potete anche un po' giocare volendo con il firmware. L'elettronica è proprietaria, una NAT versione 1-5, nel complesso il cablaggio va anche bene, però vedete qua, cioè qua è tutto scoperto. Cioè uno mette la mano qua sotto per spostare la stampante, cioè vedete qui, e c'è veramente il rischio che si prenda la scossa, per cui fate attenzione, la prima cosa è mettere qualcosa qua a protezione. Poi abbiamo un alimentatore da 12 volt 20 ampere senza ventola. Infatti il rumore della stampante viene unicamente dai motori. Allora, tutte le stampe sono state fatte a 0,2 mm con velocità uniforme 50. Cosa vuol dire? Vuol dire che i top bottom, l'infill e i perimetri sono stati stampati a velocità 50. Per primi ho fatto questo cubo di calibrazione, lo potete trovare su Singiverse, sotto il mio account. L'ho chiamato Alfa Beta Gamma Cube. Il bianco non si capisce molto, quindi ne ho stampato un altro in grigio. Un po' di ghost e ci sono i bordi un po' incicciti. Nella norma è venuto bene, secondo me. Qui ho fatto due giunti. Qua ho fatto due razzetti, giusto per vedere
se in altezza aveva problemi. Allora, qua potete vedere come alcune punte non vengono fatte bene. Anche qua si vede meglio, vedete questa e questa, ma questo è un problema di raffreddamento del pezzo. Questa che veniva raffreddata bene è venuta bene. Queste qua che per posizione non venivano raffreddate a sufficienza, sono venute male. Diciamo che la finitura è un po' ruvida. Secondo me, la testina, il nozzle, non è perfettamente planare con il bed, per cui a seconda del giro che fa, cambia un po' il modo in cui deposita il filamento e quindi invece di essere bello liscio è leggermente ruvido. Comunque è venuta bene. Per ultimo ho fatto una stampa in ABS. È venuta bene. Bene, eccoci al dunque. Allora, la stampante ha funzionato bene, non mi ha dato particolari problemi. Inoltre, l'estrusore diretto sul carrello rende più facile la gestione del filamento. La struttura effettivamente è risultata bella rigida, quindi nel complesso si è comportata bene. La qualità di stampa è nella media di queste stampanti a basso costo. Nota di merito per il manuale, veramente ben fatto. C'è il manuale utente che soprattutto per i principianti con parecchie fotografie spiega molto bene i problemi che si possono avere e come correggerli. Questo è tutto, a seguire la dotazione e un po' di stampe. Ciao, al prossimo video.